È ancora possibile dormire d'estate nonostante il caldo? Secondo noi sì. I cambiamenti climatici impattano la nostra vita ormai quotidianamente e abbiamo appena avuto esperienza di un agosto tra i più caldi dal 1800 con una temperatura media di 2,4 gradi, più alta rispetto alla media. Per capire meglio come appunto ovviare a questo, dobbiamo mutare come il tessuto urbano viene antropizzato e in particolare cercare di introdurre elementi che aiutino a gestire questi accumuli di calore. Per far questo occorre in primo approccio capire quali sono gli hotspot della città e quindi come il calore si distribuisce all'interno del tessuto urbano. Per far questo noi, come spin-off di un progetto europeo, abbiamo adottato come sorgente di dati le stazioni meteorologiche usuali, ufficiali, dei dispositivi IoT come può essere questa stazione meteorologica portatile e le acquisizioni del satellite nelle bande dell'infrarosso termico per andare a mappare appunto queste zone più calde. Andando a misurare queste temperature e analizzandole abbiamo notato che lungo i corsi d'acqua, in particolare l'Adige e il Fersen, le temperature sono più basse come nelle aree più verdi della città, mentre nell'ambiente antropizzato più denso i materiali come il cemento e l'asfalto fanno sì che il calore si accumuli giorno dopo giorno per poi portarci un'esperienza più sgradevole durante le notti, no? D'estate. Le misure hanno evidenziato anche come poi spostarsi in collina in ambiente più ventilato riduca questa esposizione al calore. Queste misure ci hanno permesso di identificare delle mappe di criticità della città che servono poi, diciamo, ai decisori per indirizzare gli interventi di mitigazione. Interventi di mitigazione possono essere quelli di andare a cambiare, diciamo, pavimentazione in alcune aree, portandola dall'asfalto a pavimentazioni meno in grado di accumulare calore, come pavimentazioni integrate col verde, oppure la realizzazione di superfici evaporanti per aumentare il comfort durante il giorno, o l'utilizzo di tetti verdi per ridurre di nuovo l'accumulo nella città. Ovviamente questo problema è approcciato in diverse maniere da diversi gruppi di ricerca. Noi stiamo cercando di fondere appunto i dati da satellite con dati a terra e magari con voli d'aereo, in modo poi da usarli in maniera predittiva con le prossime acquisizioni a satellite. Il progresso di questo progetto sarà quello di condividere i dati con i decisori e i cittadini in modo che possano monitorare loro stessi la temperatura della città e poi implementare azioni di mitigazione che abbiamo già menzionato.